Buongiorno, sono Massimo Martina e oggi prepariamo una pasta particolare, gli intensi occhi di lupo. Gli ingredienti per 4 persone sono occhi di lupo 400 g, 350 g di pomodorini piccadilli freschi, radice di zenzero fresca, la scorza di mezzo limone e un peperoncino piccante fresco, aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Benissimo, per prima cosa dobbiamo cominciare a pulire le nostre spezie, tutte fresche. Partiamo dall'aglio, puliamo gli spicchi pelandoli e poi li andremo a tagliare a fettine. Allo stesso modo adesso procediamo con la radice di zenzero. Va pelata. Dobbiamo avere cura, facendo le nostre fettine, di tagliarle molto 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 sottili. Adesso tagliamo anche qualche foglia di prezzemolo, cerchiamo di fare un trito molto sottile. Siamo adesso pronti per grattugiare la nostra metà di un limone. Grattugiamo bene la scorza, mi raccomando sempre di utilizzare dei limoni non trattati. Benissimo, ancora un'operazione, il peperoncino piccante fresco. Facciamo un taglio longitudinale e magari eliminiamo la semenza, in modo che non risulti poi essere troppo piccante. Lo tagliamo sempre con un trinciante. Siamo pronti adesso per tagliare il pomodoro fresco e questo per poter preparare il nostro sugo di pomodoro fresco. È sufficiente fare un taglio in 4. Siamo pronti per buttare la pasta, i nostri occhi di lupo, l'acqua sta bollendo, solita manciata di sale, prendiamo i nostri occhi di lupo nell'attesa di farli diventare intensi occhi di lupo. Intanto che la nostra pasta cuoce nel suo tempo di 15 minuti circa, noi ci accingiamo a preparare il nostro sugo. Un filo d'olio e i pomodori freschi messi a rosolare, giusto per quei 15 minuti che serviranno alla pasta per cuocere. Aggiungiamo un pizzico di sale ai nostri pomodori, aspettiamo 2-3 minuti che i nostri pomodori cominciano a rosolare, ad asciugarsi un po', a perdere l'acqua, e poi aggiungeremo tutte le nostre spezie fresche: il peperoncino piccante, lo zenzero, la radice di zenzero tagliata molto sottile, così come i nostri spicchi d'aglio tagliati anch'essi molto sottili, e la nostra mezza scorza di un limone. Bene, l'acqua del pomodoro ha cominciato ad asciugarsi, possiamo aggiungere le nostre spezie. Ah, vi garantisco che il profumo è già intenso. Sarà una pasta strepitosa. Permettiamo a queste spezie fresche di cuocere aggiungendo un mestolo di acqua di cottura. Bene, occhi di lupo pronti, prendo la schiumarola e possiamo scolare la pasta, aggiungerla al nostro condimento. Siamo pronti per una pasta estiva, profumata e molto molto saporita. Amalgamare bene il condimento. La nostra pasta è pronta per essere impiattata. Il profumo è fantastico. Prendiamo il nostro prezzemolo, una leggera spolverata. I nostri intensi occhi di lupo sono pronti. Buon appetito!